Oggi ci troviamo a Gazzoldo degli Ippoliti, nell'Alto Mantovano, presso il MAM, che è proprio il Museo d'Arte Moderna dell'Alto Mantovano. E quest'oggi, 22 ottobre, alle ore 16.30, inaugura la mostra Elisir, l'undicesima biennale. Abbiamo cercato appunto di sviluppare una narrazione all'interno di questo luogo, che è una villa cinquecentesca, facendola rivivere, quindi non come un reenactment, quindi una rirappresentazione di quello che era la villa, ma come qualcosa di nuovo, un qualcosa che potesse rinascere con un'atmosfera nuova, giovane. Per questo motivo si sono scelti artisti molto giovani, emergenti e non, a confronto, quindi maestri con artisti emergenti. In particolar modo io mi sono occupata di 5 artisti provenienti dall'Accademia di Belle Arti di Brera, che sono Ivan Bossoni, Thomas Bentivoglio, Giulia Sant'Ambrogio, Edvige Cecconi Meloni e Alice Capelli. All'interno di questo percorso ci sono tantissime opere di tantissime varietà, opere concettuali, opere figurative, dove si mescola la scultura e l'installazione con la figura e con l'uso del corpo. Giulia Sant'Ambrogio inaugurerà la mostra attraverso la performance, una performance dove dedicherà molto spazio proprio all'orientamento, all'abitare il posto, perché il miglior modo per vivere all'interno di un luogo è saperlo riconoscere. Motivo per cui effettuerà questa performance indossando un abito da lei costruito e cercando quelli che sono i punti cardinali. Io presento una performance che si chiama Offerta, che si ispira a un rituale inca che ho potuto, a cui ho potuto partecipare quest'estate in Perù. È una rivisitazione la mia, in chiave anche un po' spirituale, cristiana. È una performance che attiva il mio lavoro, che è appunto Compass para ofrecerse, quindi la bussola per offrire se stessi. È il mio terzo abito performativo, quindi è sia una scultura tessile che un abito, che è anche un oggetto proprio artistico che viene appunto attivato dalla performance. Ringrazio davvero questi artisti per aver animato e colorato questa nostra villa comunale, il MAM di Gazzoldo, e sarà sicuramente una mostra molto molto importante e davvero speriamo che interessi molto il territorio, e aspettiamo davvero tanta gente per visitare il MAM. L'ingresso è gratuito e gli orari li trovate sul sito del Comune. Questo è un evento non solo per Gazzoldo, ma per tutta la comunità mantovana e non solo. Io parlo di un qualcosa di molto grande, di molto vasto, perché partiamo da artisti giovanissimi che vengono da Brera, 5, no? Da Brera, ma poi noi finiamo, attraversiamo tutta l'Italia fino ad arrivare persino a Roma. E abbiamo un artista come Mario Nalli che ha avuto ben 4 personali da Fabio Sargentini. La storia dell'arte, ma io volevo soprattutto ricordare in questo confronto generazionale fra artisti giovani, meno giovani e artisti che sono anche dei maestri, ricordare Bonfà, Carlo Bonfà, la cui opera è qui alle mie spalle, Combattenti si intitola, è un'opera con delle frecce, con questi elementi lineari come delle aste, come delle lance di una battaglia. L'artista parla di combattenti, parla delle perenni guerre che ci sono nel mondo, parla della battaglia nella storia dell'arte. Allora, tutte le volte, quando lui era in vita, dicevo: ma tu, per fare quest'opera, a chi ti sei ispirato? E lui diceva: e a chi vuoi che mi sia ispirato? Paolo Uccello innanzitutto, e anche Pisanello, ma il Paolo Uccello del trittico del 1438, quello diviso fra gli Uffizi, il Louvre e la National di Londra, con tutte quelle lance che vanno su e giù, dove la umanità si accapiglia, è pronta a capigliarsi in un'ennesima prova di forza. Noi abbiamo i fratelli Auro e Celso Ceccobelli, figli d'arte, figli del grande Bruno. Abbiamo
Alessandro Cucchi, figlio di Enzo Cucchi, il papà della transavanguardia. Abbiamo opere come quella di Bruno Mangiaterra, abbiamo opere come quella di Poletti, abbiamo opere come quella della Galbiati, abbiamo opere come quella di Mareo Rodriguez, che è il Maradona della contemporaneità. Abbiamo opere eccelse. Se qualche nome lo dimentico, perché ahimè, scusatemi, sono vecchio, mi perdonerete, ma quello che dico a questo punto è che a Gazzoldo si realizza una esposizione che è fra le principali qualitativamente di quelle che sono passate, che stanno passando sul territorio mantovano, perlomeno in termini di analisi della arte contemporanea e della contemporaneità.